Come sfruttare meglio le vacanze estive per diventare una persona più ricca, di maggiore successo, più riposata, per azzerare lo stress e spingere al massimo al ritorno. Lo scopri in questo video. Ciao a tutti, sono Roberto Bonanno. In questo canale YouTube ti do consigli di libertà finanziaria, ovvero tutte le strategie imprenditoriali, da libero professionista, ma anche da normale comune cittadino, per arrivare alla libertà sfruttando la crescita personale e consigli di buon senso, praticati da una persona che le cose le ha fatte direttamente e non solamente lette o sentite dire. Partiamo, 5 consigli. L'estate per me è un periodo traumatico, nel senso che per me la vacanza è qui, quando sono in studio, quando lavoro, quando faccio le riunioni col team, quando posso esprimere al massimo la mia professionalità, che è anche una mia professione di vita, nel senso, nella mia vita io ho deciso di realizzare grandi opere, grandi obiettivi e ho studiato tantissimo per acquisire delle conoscenze e queste conoscenze le metto a frutto nel mio lavoro. Quindi ho creato delle aziende che hanno come scopo non solo la missione di migliorare la vita di altre persone, ma anche quella di, tramite i profitti che poi generano, che io incasso, aiutarmi a creare ulteriore benessere per un gruppo di persone. Ma non è questo il video in cui parlerò di questo. Iniziamo. Primo consiglio per un'estate di successo. Allora, in realtà doveva essere il primo un altro, però partiamo dal primo. Il primo consiglio è fai scorta di libri. Hai mai letto, per esempio, Atomic Habits di James Clear? Lo sto leggendo, ragazzi. Anch'io ho fatto scorta di materiale per prepararmi benissimo per un'estate di successo. Queste sono le tracce dei video che registro adesso. In un prossimo punto vi dirò come organizzarti per arrivare a zero stress. Per esempio, avete mai letto Principles di Ray Dalio? Oppure avete mai letto Miracle Morning? Io lo promuovo spesso su questo canale. Oppure di questo ho parlato in un video precedente, The Legacy Journey. Oppure, non lo so, Madame Bovary. Oppure, che ne so, come si chiama? Wuthering Heights in italiano, Cime Tempestose, dei grandi classici della letteratura italiana, che ne so, Malombra, Fogazzaro. Avete mai letto Tolstoi? Avete mai letto Anna Karenina? Anche quello serve nella vita. Serve anche leggere Anna Karenina, serve anche leggere le grandi opere che hanno aiutato il mondo a diventare quello che è, che hanno trasformato la visione culturale di intere generazioni. Quindi non serve solo il libro sulla gestione della produttività, che comunque ti consiglio di mettere nel tuo bagaglio virtuale, magari con un ebook reader, così non parti con 150 kg di malloppone. Io uso per esempio un Kindle Scribe, che forse gli americani chiamano Kindle, Scribe lo chiamano di sicuro, e dentro ho centinaia di libri, e tra questi ce ne sono un sacco che il sottoscritto Roberto Buonanno attende proprio di leggere nel periodo estivo. Perché? Perché è un periodo nel quale abbiamo più tempo a disposizione, comunque meno persone interagiscono con te perché vanno tutti in vacanza, specialmente nelle settimane centrali di agosto, è difficile che ti chiamino, che ti disturbino. Perché? Perché si stanno facendo i cazzi loro, non perché hanno sviluppato magicamente un rispetto dei tuoi tempi e della tua libertà. No, semplicemente perché si stanno facendo i fatti loro e quindi stanno lì tranquilli e tu puoi leggere i libri. Quindi recupera i grandi classici della letteratura. Non sai quali sono? Cerca su internet, cerca su Google i 100 grandi classici che devo leggere prima di morire e ti uscirà una lista tra cui i libri che ti ho appena citato. È fondamentale dedicare del tempo alla lettura, è fondamentale dedicare del tempo attivo a capire poi bene come implementare tutto questo senza troppo sbattimento. Ma io ti consiglierei, durante ogni lettura, anche quella di Guerra e Pace, che tra l'altro ti potrebbe occupare tutta l'estate perché è bello massiccio, di metterti a fianco un piccolo taccuino, la tua penna e prendere appunti. Perché? Perché anche da Cime Tempestose possono uscire gli spunti o delle ispirazioni per il tuo progresso personale e professionale. Secondo punto per un'estate di successo e vincente: pianificare e riflettere. Questa è una fase che solitamente si svolge a fine anno. Per esempio, normalmente il momento di riflessione sull'anno passato e di pianificazione per quello che succederà nell'anno successivo si fa tra Natale e fine dell'anno. Ma in realtà, se ci pensate, è proprio il momento estivo, per tantissime realtà, quello che è un momento di transizione da un periodo all'altro. Per esempio, nella mia azienda, noi siamo gli editori con Trelabs SRL di siti come Tonsardo, Spazio Games, TechRadar e vari altri. Caspita, la stagione super hot, la stagione veramente bollente, va da settembre a dicembre. Quindi per noi è come se l'anno iniziasse veramente a fine agosto. Da lì sappiamo che dobbiamo spingere al massimo e poi andare a godere i risultati di tutto il periodo successivo, i risultati generati in questo trimestre pazzesco, settembre, ottobre, novembre, soprattutto, e un pochino di strascico anche a dicembre. Quindi l'estate può essere il momento in cui magari proprio forte di alcuni libri che stai leggendo, approfondimenti, riflessioni, tempo libero, meditazioni all'aria aperta, chiacchierate che ti possono ispirare, fai un bilancio della vita fatta nei mesi precedenti e di quello che vorresti nel periodo successivo. E magari cercati anche dei momenti per stare un po' da solo, perché uno pensa che l'estate non sia perfetta
perfetta senza picnic, grigliate, discoteche, feste, balli, concerti all'aria aperta. No, prenditi dei momenti per startene per i fatti tuoi. O al massimo con la tua persona più cara a fianco, che può essere figlio, nipote, parente, moglie, marito, compagno, compagna. Momenti di serenità, tranquillità, silenzio, in cui magari tu e la tua lei state là tranquilli e vi leggete ognuno parte delle pigne di libri che avete messo da parte per 11 mesi abbondanti. E ogni tanto chiacchierate. Ogni tanto respirate, ogni tanto fate anche cose più divertenti, ma perché no? E nel frattempo pensate a cosa fare del futuro. Ma come si fa a fare tutte queste belle cose? Se il telefono ti squilla ogni 5 minuti e continua a fare bim 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 bababam bum 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 come se fosse un flipper impazzito? Terzo punto, digital detox. Quando caspita puoi fare digital detox se non durante l'estate? Perché abbiamo la fortuna che comunque gli scocciatori, come detto in precedenza, per un po' si levano dalle balle in maniera autonoma e spontanea, e questo è un pregio incredibile che devi sfruttare. Inoltre abbiamo anche un'altra grande possibilità: nessuno si offenderà, se mai tu hai questa preoccupazione, ma nessuno si offenderà se in estate non risponde alle mail e metti il telefono sempre in modalità aereo o non disturbare. La modalità non disturbare è la cosa più bella mai inventata sugli smartphone, dopo la possibilità di farli esplodere lanciandoli possibilmente da terzo, quarto o decimo piano. Elimina tutte le possibilità di rottura di palle. Io per esempio sto registrando i miei video di 2 mesi del canale YouTube in questi ultimi giorni prima di partire per l'Italia, perché abito negli Emirati Arabi e mi sposto per circa 1 mese e mezzo in Italia. Non è 1 mese e mezzo di vacanza, però 1 mese e mezzo in cui voglio che la mia vita sia diversa, perché io i precetti che ti spiego a te li applico veramente nella mia vita. Quindi non vado in Italia a fare le stesse cose che faccio qui, anche se ti ho detto, quando sono a casa mia, nel mio posto, nei miei luoghi di produttività, io mi sento veramente bene. Ma lì invece sono vicino a persone per le quali ho un grande affetto, a cui voglio bene, e voglio avere del tempo di qualità da passare con la famiglia, con gli amici che non vedo da tanto tempo, e quindi non porto la mia routine anche lì, se no sei veramente un demente, ok? Va bene essere iperproduttivi, ma non dei fanatici ignoranti. Quindi prepara prima, delega il lavoro, prepara i tuoi colleghi a fare la tua attività, poi quando loro andranno a loro volta in vacanza sarai tu a prendere il loro posto, a supportarli, a spalleggiarli. Quindi crea delle deleghe, crea dei meccanismi che possono intercorrere, paga prima gli F24, paga prima i bonifici, le fatture. Se ci sono cose che devi fare per forza tu, falle tutte prima. Io per esempio devo far uscire un video ogni settimana, registro 9 video in precedenza, un video per ogni settimana più uno in più che non si sa mai, ok? Preparati, delega e poi digital detox. Cosa vuol dire? Disintossicazione digitale. Grazie al caso. Vuol dire che il tuo telefono è spento, vuol dire che non leggi i libri sull'iPhone o sull'iPad, no, li leggi o sul vecchio supporto cartaceo oppure su un Kindle in modalità aereo. Vuol dire che metti l'autorisponditore nell'email, vuol dire che quell'email però non la apri, se no vedi 55 messaggi al giorno e ti prendi male perché non vuoi rispondere, ma però devi rispondere, ma se non rispondi ti rimango... Non guardare. Dedicati almeno 7 giorni all'isolamento totale. Se fai 1 mese e mezzo di vacanze, che Dio ti benedica, comunque saprai anche tu che se sei una persona che fa imprenditoria non puoi fare 1 mese e mezzo staccando dal mondo, ma quale che sia il periodo in cui tu cambi vita durante l'estate, almeno 5, almeno 3, senza dispositivi farli, dai. Quarto consiglio per l'estate, prova e sperimenta nuove routine rilassanti, nuove forme di meditazione, yoga, pilates, nuove forme di esercizio fisico che fino adesso non hai avuto il tempo di provare. Una dieta equilibrata, prova magari a mangiare degli alimenti particolari, magari fai una settimana il vegano se non l'hai mai fatto, una settimana un altro tipo di alimentazione, o fai una settimana di keto. Sperimenta anche attività fisiche nuove e diverse che solamente nel posto che visiti potresti fare. Per esempio, ti piace correre sulla spiaggia all'alba? Magari non puoi farlo se abiti a Quartogiaro, ok? Non puoi farlo ogni mattina. Sperimenta, prova, vivi all'aria aperta, goditi un cambiamento totale e quasi un ritorno al tuo essere primordiale per quei giorni, che siano 5, 7, 15, svolta tutto. A maggior ragione il punto precedente di abbandono della tecnologia è fondamentale. Cioè, tu normalmente corri, c'è il tuo Garmin o il tuo Apple Watch sempre pronto, ti misuri tutto, minuti, secondi, cose esatte, con calorie, molla tutto. Vatti a fare una passeggiata in grazia di Dio. Torna in contatto con la natura, montagna, mare, quello che preferisci. Svolta, cambia. E anche le letture che ti porti dietro del primo punto potrebbero essere incentrate proprio su una nuova filosofia di gestione di una piccola parte della tua esistenza. Quinto punto, a raffica, cosa non fare, ti faccio un promemoria, invece per evitare di ottenere l'effetto opposto da un periodo di vacanze, cioè di tornare più stressati di prima. Cosa non fare?
1. Non portarti lavoro. Ma tanto c'ho come il Mac, mi metto la sera e rispondo qualche email. No, email assolutamente da non toccare, eliminare ogni applicazione che possa portarti disturbo. Se i colleghi ti rincorrono anche su WhatsApp, cancella WhatsApp. Ma poi come faccio a comunicare con gli amici? Ti fai un numero nuovo, lo consegni solo alle persone che vuoi frequentare in estate, oppure la mamma, il papà, so chi vuoi sentire, e il telefono col numero vecchio lo metti da parte, oppure la SIM del numero di lavoro, quello che conoscono tutti gli scocciatori, la fai sparire. Prepara il lavoro in anticipo, l'ho detto in precedenza, fatture, email, F24, adempimenti, fai tutto prima. Tanto comunque molti degli uffici che servono per fare le attività commerciali o imprenditoriali sono chiusi in agosto, quindi dove vuoi andare? Fai tutto prima, visite, prenotazioni, adempimenti fiscali, burocratici, fai tutto in anticipo, rinnovi di passaporto, lo spero se non riesci a viaggiare all'estero, carte d'identità, documenti, anticipa tutto. Non portarti fardelli nel periodo di vacanza. Non fare neanche l'opposto, non sovraccaricarti di attività ricreative. Cioè, se tu pianifichi i giorni di vacanza, per esempio in Thailandia, come se fossero la giornata media del milanese imbruttito, quindi alle 9 meeting in spiaggia per corsa sul mare, 9:05 finita corsa, ciringhito, ci facciamo la prima bevuta del giorno, 10:11 non tardare di un minuto perché si parte col surf e si va a fare calma, relax, sole, mare, montagna, natura, ammira una libellula, non entrare in sbattimento, fai quello che vuoi, quando vuoi, pianifica il giusto, senza esagerare, senza perdere opportunità. Se il viaggio in barca che devi fare tu è gettonatissimo, devi prenotarlo 3 mesi prima, va bene, ma non pianificare le giornate come milanese imbruttito, ti prego. Dormi, devo commentare, dormi. A letto puoi fare tante altre cose divertenti, magari in estate si risvegliano i sensi, siamo tutti più belli e abbronzati, ma dormi, riposa. Non pensare di fare 2-3 ore di sonno perché devi vivere la vita loca tutti i giorni. Dormi, rilassati, altrimenti fai più cose nel giorno ma torni che sei una pezza quando sono finiti questi periodi. Non sfondarti di alcol e di spanzate, di pesce, di fritto, di cose. Prenditela tranquilla, alimentati bene, goditi cose nuove, sperimenta nuovi cibi, sperimenta cose gustose ma anche, per dire, sfiziose, magari non salutare, un po' più calorico, un po' più fritto, ma che te ne frega. Poi tanto ti fai le corse, l'attività all'aria aperta, comunque recuperi, ma non esagerare. Mi raccomando, non isolarti completamente. Allora, io lo farò, cerco di farlo in tutti i modi, però non completamente. Senti amici, parenti e familiari, potrebbe essere proprio il momento per riprendere dei contatti che da troppo tempo è trascurato. Questi erano 5 punti per goderti al massimo le vacanze, davvero super imprenditore, libero professionista o persona che vuole avere successo in ogni aspetto della sua vita, anche quando sta a crogiolarsi su una straia al mare. Io sono Roberto Morano e ti invito a iscriverti a questo canale, altrimenti non vedrai mai più nessuna segnalazione quando esce un nuovo video.